Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come: Gianni Morandi è uno dei cantanti nostrani più amati, di cui ancora oggi si intonano brani come Occhi di ragazza, Andavo a 100 all'ora, eccetera. Ma di che tipo di tradimento si parla? Dopo aver fatto la sua comparsa al Festival di Sanremo, svoltosi lo scorso febbraio, con Apri tutte le porte Gianni Morandi sta nuovamente collaborando con Jovanotti per una nuova canzone che dovrebbe uscire in tempo per quest'estate. I due colleghi e amici hanno già fatto qualche prova, mentre i fan sono in attesa. Ma che cosa è accaduto con Anna? Gianni Morandi, tutta la verità su Anna. Gianni Morandi è uno dei pilastri della canzone leggera nostrana, ha iniziato ad affermarsi negli anni 60, già nel 1964 infatti ha trionfato in occasione del cantagiro con In ginocchio da te vendendo più di 1 milione di copie. 6 anni dopo ha rappresentato l'Italia all'Eurovision con Occhi di ragazza, arrivando all'ottavo posto. Si è cimentato anche al cinema recitando Le castagne sono buone di Pietro Germi, La cosa buffa, di Aldo Lado e Sono tornato di Luca Miniero, quest'ultimo di qualche anno fa. Si è dato da fare anche su piccolo schermo, infatti nel 2017 ha partecipato a Tutti pazzi per Morandi e Rovazzi, uno speciale in cui i cantanti hanno spiegato l'origine della loro collaborazione che li ha portati al brano Volare. È molto attivo anche sui social, dove ha più di 1 milione di fan che seguono con grande attenzione tutti gli aggiornamenti del loro idolo. Di recente il ragazzo di Mondidoro ha condiviso uno scatto risalente al passato, inserendo però una nota su Anna, sua moglie con cui si è sposato quasi 20 anni fa. Lo scatto rivelatore. Gianni Morandi ha dunque pubblicato una foto di lui giovanissimo che balla scatenato e felice. Nella didascalia ha scritto che stanno ascoltando Blanco, Ultimo, Madama, Irama, San Giovanni e tanti altri, come negli anni 60 in cui li chiamavano i minorenni della canzone. Dopo aver citato gli hashtag, Cancelletto apri tutte le porte e Cancelletto fai entrare il sole, il titolo e le parole della canzone presentata qualche mese fa sul palco dell'Ariston, l'artista ha aggiunto, questa non è una foto di Anna. Sua moglie infatti è la sua fotografa ufficiale. È lei che è riuscita a portarlo all'altare per la seconda volta e che gli è stata accanto, sostenendolo anche quando, l'anno scorso, si è ustionato gravemente le mani e non poteva usarle. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.